fine settimana estivi si susseguono uno via l'altro e ognuno di questi a Fano racchiude una festa di quartiere o un evento particolare, così turisti e locali non hanno certo di che annoiarsi. Lo scorso weekend è stata la volta della Festa del Fritto nel quartiere della Tombaccia, dove gli amici dell'associazione Quaidla dal Fium ce la mettono proprio tutta per far felici i tanti visitatori. Quanto c'è da fare le feste, siamo sempre pronti, non solo qui, quanto ci chiamano noi siamo sempre pronti, perché abbiamo un gruppo meraviglioso, un gruppo giovane, medio giovane, insomma dai, il più vecchio sono io, però dai è bello, perché c'è tanto lavoro, però c'è anche tanta soddisfazione quando le serate sono così, insomma, dai. Perché ogni anno vedi che aumenta qualcosa, allora sai, è quella la forza che ti dà di fare, di continuare a farlo, insomma. Già pensiamo cosa possiamo fare il prossimo anno, perché dai che te dai, le idee possono anche finire, perché deve essere sempre fritto, ma fritto, friggiamo quello, friggiamo l'altro, il gelato, o la banana che abbiamo fatto l'anno scorso, quest'anno abbiamo fatto con la frutta, e il prossimo anno ci verrà l'aspirazione. Siamo contenti anche di questo, perché questa è una nostra invenzione, più che altro per le donne che si dedicano, bisogna ringraziare loro, insomma, dai. Ad accoglierli, infatti, non è tanto la musica o le bancarelle, dove si trovano tanti oggetti particolari e anche piccole riproduzioni funzionanti di macchine agricole sapientemente fatte tutte a mano. Ma a darvi il benvenuto è l'odore del fritto che si sprigiona dalle cucine e che attira come una pozione magica migliaia di visitatori. L'unico scotto, ahimè, da pagare per gustarsi le specialità fritte della cucina del ristorante La Perla è fare pazientemente un po' di fila, pregustandosi anticipatamente le golosità che si sceglieranno. Ma quest'anno sono stati anche bravi ad abbattere i tempi d'attesa. E ogni anno cerchiamo di migliorare il nostro prodotto, anche perché la gente vuole sempre qualcosa di nuovo, e penso che quest'anno forse abbiamo anche centrato un pochettino il metodo di servizio, ogni anno no, che si cerca di far meglio, quest'anno io penso di avere organizzato una cosa che è più veloce, infatti se abbiamo notato le file di attesa sono state meno, è scivolato molto bene, la gente è rimasta soddisfatta, il prodotto che abbiamo scelto è stato del gusto delle persone, nel senso che chi è che ho parlato dopo cena, mi hanno detto sì, buono, buonissimo, dove hai preso quello, dove hai preso quell'altro, fa piacere, perché noi ci impegniamo appunto per fare delle cose buone e automaticamente che poi hanno riscontro sia per la nostra professionalità, anche perché abbiamo un ristorante da difendere, non è che siamo sul mercato, un nome. Tanto, ecco, un nome da difendere, da far crescere e da far tanti amici, tanti clienti, tanta gente che ci vuol bene, ecco, lo scopo è quello soprattutto. Bene, il fritto di pesce è in assoluto quello forse più amato, perché Fano, essendo sul mare, piace. Però mi sa che anche tu hai proposto cose nuove, le alette di pollo, tante cose, quindi sì, anche la carne ha una parte importante. La base è sempre del pesce, perché abbiamo sempre un pochettino puntato sul pesce, ma dopo abbiamo allargato con delle verdure fritte, coscette di pollo, stick di pollo, cotolette di pollo. Cioè tutte cosine che si stuzzicano bene, no? In una serata di contesto così, che accompagna il pesce, perché dai, non tutti amano il pesce, non tutti amano la carne. Poi abbiamo messo anche il primo, abbiamo messo cece vongole, abbiamo fatto delle lasagne di carne, delle lasagne di pesce, un primo a base di pesce, cioè c'è un po' di variante per tutti i gusti, ecco. Io penso che da quando siamo partiti tutti insieme siamo cresciuti, abbiamo mantenuto il nostro passo e forse anche più. Dobbiamo ringraziare tutti i nostri partecipanti, i nostri amici che ci vogliono bene, che ci vogliono seguire, e proseguiamo per la nostra strada sempre a testa alta. Sono molto bravi a friggere qualsiasi cosa si possa friggere, dalla carne al pesce, naturalmente alle verdure pastellate, ma non mancano anche i primi. Andiamo a fare un salto in cucina. Per fare un fritto a regola d'arte ci sono poche regole, ma bisogna rispettarle. Gli ingredienti devono essere a temperatura ambiente. La farina va scrollata bene con un setaccio e l'olio deve essere ben caldo, sopra i 160 gradi,
basterà immergervi uno stuzzicadente per vedere se frigge l'olio è a temperatura. Poi tuffate tutto in olio abbondante per far venire il fritto croccante. Il sale solo alla fine e poco. Quest'anno qui a Tombaccia per la festa del fritto hanno pensato di fare una specialità, la frutta fritta. Ma in che modo? Hanno creato una pastella, uno spiedino e lo tuffano letteralmente nell'olio bollente. Una specialità perché la frutta è gustosa e buona e soprattutto piace tanto, perché il detto non sbaglia, qualsiasi cosa uno frigge è buona. Buono. Buono. Di pesce o di carne? Di pesce. Di pesce, secondo tradizione. Esatto, da Fanese a Fanese. Vedo che ve ne avete fatto, insomma, una bella provvista. Ecco, avevate paura che se lo portassero tutto via? No, perché io veramente ero senza, ero rimasta. Ah, adesso, ecco. Avete avuto il rinforzo. Ma com'era fino adesso? Buonissimo. Ma qui vedo carne, pesce, tutto mischiato. Tutto fritto, sì. Un fritto misto. Fritto misto, tutto fritto misto, carne e pesce, carne, bene. Ognuno prende quello che vuole. Quello che vuole, anche gli spiedini però. Spiedini buoni, buoni. Bene, complimenti, continuate, non vi disturbo, complimenti. La specialità di quest'anno è lo spiedino di frutta, com'è? Lo so, ma non intervistate me che mi invergogno un po'. Signora, mi scusi, vedo che lei si sta leccando le dita. Ecco, ma com'è questo spiedino quest'anno? Buonissimo. Buono. Buono. L'anno scorso l'ha assaggiato quello della banca? No. Quindi prima esperienza. La prima esperienza. È un colpo d'occhio straordinario, quando si arriva veramente si dà l'idea di una comunità in festa, e a me fa molto piacere perché Fano è una città che ha tanti borghi, luoghi che anni fa facevano un po' fatica ad emergere, invece grazie al volontariato, allo slancio della gente e la gente di quelli di là del fiume, di Tombaccia, gli va un applauso, perché chi ha la fortuna di essere qui stasera vede proprio una festa popolare, bella, come diceva lei, si sta molto bene, in allegria e con grande civiltà, quindi sono molto contento. E io ho provato in conferenza stampa il fritto, che si dice qualsiasi cosa è buona fritta, ma in particolare questo fritto è particolarmente buono, e poi ci sono le sperimentazioni degli spiedini di frutta, qualsiasi cosa è stata curata con attenzione, quindi devo dire che anche i dettagli sono importanti in questo caso, e questo dà pregio maggiore alla manifestazione. In un'offerta turistica bisogna guardare a tanti gusti, e poi tra l'altro la persona che va al concerto lirico o sinfonico ama benissimo andare alla sagra, stare in compagnia come stasera, quindi c'è una città che a 360 gradi dà un'offerta turistica ampia, e quindi un turista fa più esperienza, è quello che vogliamo mettere a disposizione noi. Questa è una grande ricchezza del territorio, le sagre. Questa sera qui Tombaccia, che questo è un quartiere di poche case naturalmente, ecco, in un fine settimana che si ravviva tanta gente, ecco, noi le associazioni servono a questo, a far vivere i quartieri in periodo estivo, naturalmente sperando che il tempo continui a rimanere, perché l'anno scorso luglio è un disastro, no? Quest'anno un po' troppo caldo, ma va bene il caldo perché siamo in piena estate. 4 giorni di bella festa, cioè noi a Tre Ponti, te sai, oltre che la Tre Ponti abbiamo il teatro, l'Arena BCC, che è partita lunedì scorso, fino a settembre tutti i lunedì le compagnie dialettali, e poi dal 9 al 12 la Cresciamatta, naturalmente. Abbiamo 3 serate di musica, 10 al 9 è una cena, abbiamo la cena dello sportivo, naturalmente, che praticamente faremo una tombolata di beneficenza, praticamente è la serata dedicata che non si balla, perciò gli amanti del ballo per giovedì bisogna che stanno a casa se vogliono il ballo, invece se vogliono venire a assaggiare la nostra Cresciamatta è la serata più tranquilla. Poi venerdì partiamo con l'orchestra
del gruppo Casadei, il grande evento che oramai da noi sono abbonati, perché oramai quest'anno è il quinto anno di fila che li abbiamo. Praticamente venerdì avremo Mattia Diamantini che farà un'esibizione di musica, e poi andiamo a sabato 11 abbiamo gli amici della tradizione, naturalmente, un gruppo locale. Praticamente sabato avremo praticamente un gruppo di black dance, naturalmente, e queste sono esibizioni di 10 minuti nell'intervallo dell'orchestra. Poi domenica gran finale con la sfilata di Montanari Comunicazioni e la grande orchestra di Mario Riccardi. Abbiamo tre grandi orchestre, naturalmente. Noi purtroppo siamo i più vecchi e dobbiamo avere le orchestre migliori. E poi si chiude con venerdì 17 a Crepappelle il concorso di barzellette, che quest'anno siamo alla sesta o settima edizione, non mi ricordo neanche. Perciò una settimana di grandi eventi. A questa festa così gustosa non potevano mancare gli amici e le associazioni che aiutano quei Vlad al Fium a creare tre giornate ricche e fitte di appuntamenti. Il Vespa Club con le loro motopasseggiate. Insieme con il presidente della Proloco, il presidente e quelli della del Fium, abbiamo partecipato insieme a queste tre serate bellissime, di cui ci siamo anche dedicate la notte rosa, con la nostra notte rosa, indubbiamente, e abbiamo partecipato tutti insieme con altri amici, perché noi facciamo parte da quelli della del Fium, anche noi, oltre a prescindere dal Vespa Club Fano. Il nostro raduno quest'anno è una chicca, perché abbiamo messo la storia dell'arco d'agusto e la passione, praticamente la passione della Vespa e la storia dell'arco d'agusto. Siccome il nostro raduno viene programmato al Pincio, e quindi viene il 6 di settembre, ancora abbiamo un mese e mezzo di lavoro, e speriamo che vada tutto bene. L'Avis con la solidarietà. L'Avis, sapete che tratta di un argomento serio e importante. La donazione del sangue è una parola unica, è inutile qui continuare a dire a cosa serve, perché tutti in casa abbiamo avuto delle particolarità, per cui non stiamo a parlare del sangue. Invece quello che ci fa piacere in queste feste è il contatto diretto con le persone. Allora riusciamo anche a tirare su un po' di allegria, un po' di battute in più, perché con i donatori poi si crea questo rapporto particolare, questo rapporto che va un po' anche al di là della donazione. E l'Avis, qui penso che li avete visti, insomma, non si può dire di più anche di quelli che collaborano. Vengono qui con un grande spirito, ce la metto tutta. Abbiamo ogni volta, tra l'altro, delle persone nuove. La catena di montaggio è questa. A favore della donazione. E si allarga, è una famiglia che si allarga. Abbiamo una new entry qui. Marco, com'è il primo impatto? Bellissimo. Meglio di così non si poteva fare. Gli amici dei bambini, tiro e molla. Buonasera a tutti, siamo contentissimi perché è il primo anno che siamo qua alla Festa del Fritto. E fra l'altro abbiamo utilizzato uno spazio che non era mai stato utilizzato, ma i bambini vediamo che rispondono, perché è un po' appartato, è così, è il loro privé, e quindi si divertono fra gonfiabili, trucca bimbi, dietro c'è la casetta morbidissima e va bene. E poi insomma, andando avanti nella stagione, quest'anno siamo contentissimi perché abbiamo fatto per il primo anno nella nostra storia tutte le feste del circuito Proloco, quindi la settimana prossima saremo alla festa della Cresciamatta a Tre Ponti. Però mi raccomando, al paese dei Balocchi ci dovete essere, perché poi da lì partirà tutto un progetto nuovo, aiutato da tiro e molla, e vediamo cosa succede, perché come in tutte le cose, grazie a tutti i bambini che ci seguono, alle famiglie, non possiamo dire siamo contentissimi in questi 5 anni, però bisogna portare sempre novità, è giusto che sia. Gli animatori sono sempre giovani, sono sempre nuovi, e già quello aiuta tanto, ma anche noi dobbiamo metterci nel nostro e innovare sempre. E io vi saluto e ci vediamo la settimana prossima, intanto alla Cresciamatta, 30 e passa edizione, 31esima edizione, un pezzo di storia della nostra città, e poi da lì mi raccomando, paese dei Balocchi.
Ciao a tutti, ciao, grazie. E il Central Garage. Al Fritto veniamo volentieri e tiene un amico, ci invita sempre tutti gli anni, ma comunque ci invita come proloco, quindi noi ci siamo tutte quante le feste, ci fa piacere esserci, loro del Fritto ci piace, sì, questo è vero. Così come ci eravamo già sentiti nelle altre feste, abbiamo portato la novità, l'ultima novità, che è la nuova Opel Karl. La Opel Karl è una vettura che verrà presentata la prossima settimana, quindi ce l'abbiamo ancora in anteprima. È una mini monovolume, una 1000, andrà a sostituire la Agila che tutti conoscono. È una vettura che ci sta dando già delle grosse soddisfazioni in prevendita. I numeri che riusciamo a fare con questa vettura sono davvero altissimi. Non credevamo nemmeno noi di fare determinati numeri, siamo già con le consegne abbastanza in ritardo, quindi speriamo di poter avere una produzione più alta da parte della casa madre, così da poter accontentare le richieste di mercato. Riconferma per tre giorni, iniziando dalla notte rosa del venerdì e con il sabato e la domenica veramente eccezionali, con questa novità dello spiedino fritto di frutta che è andato veramente bene, una grande conferma perché abbiamo avuto veramente tanta gente. Ecco, sono stati tre giorni impegnativi, siamo alla fine, grande gioia, grande allegria naturalmente anche sul palco, onore e merito a tutti quelli che hanno lavorato. Ma assolutamente sì, sono tutti qua. Sono tutti i ragazzi che hanno preso parte a questa bellissima manifestazione, sono tutti coloro che lavorano e che mettono veramente del loro per cercare di rendere al meglio questa manifestazione. Quindi complimenti a loro per tutto quello che è stato creato. Adesso iniziate a lavorare già per l'anno prossimo. Ma sì, ancora il programma non ce l'abbiamo, però assolutamente sì, perché non si può lasciar perdere una manifestazione che sta ottenendo veramente dei grandi riscontri di pubblico, è veramente una cosa eccezionale. Sentiamo quant'è l'allegria di questo gruppo, è veramente una grande allegria. Sono veramente forti e fa molto piacere far parte di un gruppo simile. Allora, all'anno prossimo! All'anno prossimo, ciao! Ebbene, quest'anno è stato veramente un tour de force per gli amici dell'associazione Quaid là dal Fiume, che io ho soprannominato Quaid là dal Ponte, ma naturalmente si chiamano Quaid là dal Fiume. Quest'anno sono stati tre giorni intensi, ma già stanno pensando all'edizione dell'anno prossimo. Arrivederci!